Ciao, oggi volevo mostrarvi una tecnica con la quale creare degli oggetti lunghi e ripetuti, come per esempio potrebbe essere una catena o una fune, e soprattutto anche come creare un rig che li possa controllare e quindi che possa permettermi di muovere e dare anche delle forme diverse a questo oggetto. Comincio cancellando tutto quanto, anche la telecamera e la luce. Quello che mi serve per cominciare in questo caso è un cilindro. E però vado a modificare le sue proprietà e passo a 8 vertici in maniera da avere qualcosa di molto low poly. È meglio che non sia particolarmente ricco di vertici perché poi la catena sarà molto lunga. Posso anche magari ruotarlo di 22,5 gradi in maniera da averlo orientato un po' meglio, lo riduco anche di dimensioni. Sono in edit mode, lo ruoto e lo sposto anche nella parte positiva dell'asse X. Adesso, quindi, avendolo spostato in edit mode, il mio centro dell'oggetto è rimasto lì al centro del mondo. E se io aggiungo un modifier mirror, mi ritrovo una copia dall'altro lato. Questo mi permette più facilmente di creare l'anello. E anzi, se lo sposto anche nella parte positiva delle Y, posso scegliere di fare il mirror anche sulle Y, siccome sarà un anello. Unisco queste due facce, quindi dovrei prendere questa faccia e unirla a quest'altra. Mi aiuta premere clipping in maniera che non possa attraversare lo specchio e si blocchi. Per di più, è meglio se cancello con X Only Faces la faccia in modo tale che quando mi collego sia bucato e non ci sia la faccia. Faccio la stessa cosa anche qui, quindi X Only Faces e vedete adesso è bucato. Adesso estrudere un altro pezzo, lo ruoto di 45 gradi meno e lo porto qui, lo estrudo ancora, ruoto di nuovo di 45 gradi meno, trascino e posso andare quindi ad appiccicarli uno contro l'altro e ho creato un anello della catena. Aggiusto un pochettino trascinando in qua in tutto, ho selezionato tutto il loop giusto per vedere di dargli magari una forma migliore. Questo qui è l'anello della mia catena. Posso lasciare anche il modifier mirror senza applicarlo, così mi è più facile eventualmente andare a modificarlo, tanto i modifier si possono aggiungere uno sopra l'altro. Se aggiungo il modifier array, adesso il modifier array mi permette di decidere, per esempio, 2, 3, 4 anelli con un offset relativo sull'asse X. 1 significa che esattamente alla distanza di una larghezza sull'asse X vengono piazzate le coppie. Se io qua scrivessi 0,5, vengono piazzate a mezza distanza. 2 a doppia distanza, essendo relativo dipende da quanto è grande il mio oggetto. Quindi se io per esempio avessi allargato l'anello in questa direzione, vedete si allargano anche le copie, adesso annullo, però quindi relativo significa questo. Ovviamente a me non serve l'asse X ma serve l'asse Y e dovrei fare un po' meno di 1 in maniera che se ne stiano vicini. Facendo in questo modo, però, ovviamente non ho la rotazione. È facile usare questa modalità relativa proprio perché mi permette di decidere al volo e se vado a modificare l'anello, appunto, per esempio allungandolo, si regola di conseguenza. Quindi mi va bene questo, però ho anche bisogno di un modo per poterlo ruotare. Le voci qua nell'array con le quali si possono spostare i vari oggetti dell'array hanno delle spunte, quindi possono essere aggiunte una sopra l'altra. Quello che mi può essere utile è questo, Object Offset. In pratica applica le trasformazioni di un secondo oggetto a ognuno dei pezzettini dell'array. Quindi io adesso creo un oggetto che, siccome non mi interessa che venga renderizzato, è un oggetto che mi serve solo per dare delle coordinate, la cosa migliore è usare un oggetto di tipo empty. Un oggetto empty è praticamente vuoto, non viene renderizzato nulla, potete scegliere varie forme con le quali mostrarlo, ma sono solo forme con le quali visualizzarlo. Se scelgo la prima, Plane Axis, eccolo qua. Questo empty non è altro che un crocino, al vantaggio che può essere appunto spostato, scalato e anche ruotato, e quindi posso usarlo come punto di riferimento per
esempio la rotazione. Quindi se io premo anche Object Offset e seleziono il mio empty, ora quello che farò al mio empty verrà fatto a ogni copia dell'array. Mettiamone 10 intanto, giusto per riuscire a vederle. Quindi se io ruoto il mio array in questa direzione, vedete, ogni copia prende quella singola rotazione, ruota sull'asse Y di 60 gradi, ed ecco che ho ottenuto che ogni seconda copia gira di 60 gradi rispetto alla precedente. Ho fatto 60 in maniera che ogni 3 tornino allo stesso punto. Altrimenti, se facessi ruota Y 30, si arrotolano un po' più piano. È carino perché posso cambiare in qualsiasi momento la rotazione di questo empty e cambiare anche la rotazione della catena. Se lo spostassi in avanti, anche lo spostamento viene applicato alle copie. Quindi in teoria potrei venire qui e tirar via questo relative offset e utilizzare solo questo empty per determinare anche lo spostamento. Però siccome è comodo relative, proprio perché abbiamo detto che se gli cambio la forma si sposta automaticamente, uso entrambe le voci, non c'è niente di male, e tengo questo solo per la rotazione. Ora, che succede? Se io prendo la mia catena e la porto in giro, come vedete si sposta rispetto all'empty e quindi l'array non funziona più allo stesso modo. Se voglio essere sicuro che tutto continua a funzionare, devo fare in modo che l'origine della mesh sulla quale c'è l'array e l'origine del mio empty rimangano sempre nella stessa posizione relativa. La cosa migliore è farle diventare uno figlio dell'altro. Quindi intanto cambio nome all'empty, chiamo controllo.rotazione, così poi saprò a cosa serve, e questo invece posso anche chiamarlo catena. Se io adesso trascino e premendo il tastolo maiuscolo sopra catena l'empty, adesso empty è diventato figlio di catena, quindi quando seleziono catena posso portare in giro la catena e anche l'empty se ne va in giro con essa. Per essere maggiormente più sicuro di non toccare per sbaglio rotazione e applicargli qualcosa, potrei anche bloccarlo. Eventualmente, se seleziono qua la voce per la selezione, potrei premere questo e fare in modo che io non possa più selezionare controllo rotazione, e quindi rimane lì, non riesco neanche a cliccarci sopra. E posso anche ovviamente nasconderlo, e quindi in questo momento ho la scena più pulita. Se poi volessi cambiare la rotazione, non devo fare altro che rirenderlo selezionabile e ruotarlo. Quindi adesso ho questa catena e la sua lunghezza. Chiudo un attimo il mirror, la sua lunghezza è determinata da quello che scrivo qui e ovviamente è sempre dritta. Ora c'è un altro modifier per curvare degli oggetti e si chiama curve. Eccolo qui. Ha bisogno di un oggetto particolare che è un oggetto curva. Quindi aggiungo una curva, ce n'è di già pronte. Circle sarebbe chiuso, invece io siccome faccio una catena voglio una curva aperta ed eccolo qua, mi ha creato una curva, me l'ha creata sempre con l'origine al centro. State attenti all'origine perché è importante. Come per questo empty non doveva avere la stessa origine di catena, anche questa curva sarà meglio che abbia la stessa origine. Per modificare la curva vado in Edit Mode in maniera da poterla modificare senza cambiarne l'origine. Le curve hanno una direzione. Questa curva è fatta da due punti, 1 e 1, 2, però 1 è la direzione iniziale, l'altra è la fine, quindi uno inizia e uno finisce. Per vedere eventualmente questo, si può premere Normals e vedete che appaiono delle freccine che ci fanno capire che questo è il punto di partenza e questo è il punto finale. Comunque adesso torno a tirar via questo. Ora guardate che succede, quindi se io qui scelgo il modifier curve, mi viene chiesto qual è l'oggetto curva, lo seleziono. E adesso quello che succede è stranissimo perché qui mi viene chiesto qual è l'asse di deformazione. Proviamo a nascondere un attimo. La mia catena si sviluppa lungo l'asse Y, quindi è questo l'asse che io voglio cambiare. Di conseguenza, invece di X, scelgo Y. Ed ecco quindi che l'andamento sull'asse Y della mia catena viene associato alla curva. E se io adesso la seleziono, posso per esempio selezionare il punto finale, mi metto dall'alto giusto per essere sicuro, se lo porto in giro, vedete, la mia catena
cambia e si comporta di conseguenza. Quindi se porto in giro quest'altro punto, funziona ovviamente anche nello spazio tridimensionale, quindi in giù e tutto quanto. Ruotare gli elementi di ogni punto della curva, ovviamente il mio array è ancora lungo 10, quindi se io lo facessi lungo 2 non riesce a coprire tutta la curva, 10 è più lungo. C'è una voce apposta qui che è fit type e posso anche scegliere di renderlo lungo tanto quanto una curva. Quindi se scelgo fit curve e di nuovo seleziono la curva in questione, ecco che la lunghezza della catena viene associata alla lunghezza della curva, quindi aggiunge pezzi fin tanto che c'è curva. Quindi se io adesso trascino questo oggetto, appare ogni volta un anellino della catena in più, a seconda di quanto è lunga la curva, che è esattamente quello che voglio. Di nuovo, bisogna fare attenzione che la catena e la curva abbiano la stessa origine, perché se sposto la catena rispetto alla curva comincio ad avere dei comportamenti un po' strani. Per esempio, guardate, se io sposto la mia catena sull'asse Y, vedete, si muove lungo la curva avanti e indietro, perché se noi togliamo il modifier curve, vediamo che succede, no? Questo è il mio oggetto. Se io lo sposto lungo l'asse Y, non faccio altro che spostarlo avanti e indietro lungo l'asse che qui ho scelto che sia quello di deformazione. E quindi riattivando il modifier, se io voglio spostare i miei anelli lungo la curva, li devo spostare lungo l'asse Y per quel motivo, perché è l'asse lungo la quale ho deciso di applicare la deformazione. Quindi è anche difficile capire cosa succede, appunto, se lo sposto lungo l'asse Z, per esempio, si sposta in una maniera strana rispetto alla curva. Diciamo che è meglio che l'origine della curva e degli anelli siano esattamente nello stesso punto. Per cui, di nuovo, è meglio che anch'essa diventi figlia di catena, così semplicemente se seleziono la catena e la porto in giro, anche la curva viene portata in giro, tutto quanto rimane conservato e perfettamente uguale. Ho ottenuto il risultato che voglio. La curva mi permette di creare catene di qualsiasi tipo. Qui ci sono solo due elementi. Posso, come abbiamo detto, ruotarli. Posso scalarli e quando li scalo, vedete, la curvatura diventa più morbida. Posso ovviamente spostarli. Se io estrudo con E, posso ottenere un altro punto della curva e quindi continuare la mia catena in altre direzioni. Valgono le stesse cose. Adesso questa curva ha tre punti. Volendo, posso anche inserire un punto intermedio selezionando due dei punti con il tasto destro, cioè subdivide. E mi viene aggiunto un punto in mezzo se voleste per qualche motivo avere dei punti in più. Questo è un metodo col quale posso modellare facilmente degli oggetti complessi. In questo caso è una catena, ma potrei utilizzare lo stesso setup per fare, per esempio, una fune. Questo potrebbe essere un array relativo sull'asse Y, diventa continuativo. Volendo, si può anche premere merge per essere sicuri che tutti i vertici che sono a questa distanza vadano a coincidere. Dovrei ripetere la stessa cosa della catena con questa curva. Adesso non ve lo mostro, ma è per farvi vedere che qualsiasi oggetto voi creiate potete andare a riciclare lo stesso metodo e farlo governare da un array e da una curva. Cancello questo esperimento, era giusto per mostrarvelo. Come faccio a modificare questa curva, per esempio, in un'animazione? Non dovrò fare altro che riuscire a muovere i punti della curva, questi punti qua che ho creato. Passiamo per un esempio. Creo adesso velocemente una situazione nella quale questa curva potrebbe essere, per esempio, la catena di un ponte levatoio. Avrei il ponte levatoio e avrei la porta. Ecco qui, adesso è tutto molto semplice, però adesso applico anche rotation e scale di entrambi questi oggetti. Questo potrebbe essere il mio ponte che si alza e questa potrebbe essere la porta. E creo un rig veloce per gestire questa cosa, quindi creo una nuova armatura, vado in edit mode all'interno dell'armatura, questo sarà il bone che governa il ponte e quindi vado a visualizzare sotto viewport display, scelgo in front in maniera da poterlo vedere bene
e scelgo anche wire in maniera che sia trasparente. Vi rimando eventualmente all'altro video che ho fatto riguardo al rigging e alle basi del rigging. Comunque quello che faccio adesso è ruotare questo elemento e scalarlo. Questo sarà il bone che governa il mio ponte. Io dovrò poterlo ruotare su questo asse. Vediamo qual è. Scelgo XYZ. E questo è l'asse X e quindi tutto il resto lo blocco e so che potrò ruotare questo elemento solo sull'asse X. Posso selezionare questo bone, selezionare il ponte, premere Ctrl P e scegliere bone e adesso la porta è diventata figlia del bone e si muove con essa. Questa era un avanzo che avevo creato, si vede un duplicato per sbaglio. Quindi adesso questo muove la porta. E annullo la rotazione per riportarlo dov'è, torno in Edit Mode e devo creare il bone che muova la catena. Lo creo, maiuscolo A, ho creato quest'altro bone, me l'ha creato ovviamente dove si trova il cursore, qui, lo devo portare nel posto dove presumo di collegare la catena, quindi per esempio qua giù e magari la metto di lato, di qui. Seleziono anche il suo genitore, premo Ctrl P, Keep offset e in questo modo questo bone adesso è figlio. Questo lo chiamo catena inizio. Adesso se vado a provare in pose mode, quando ruoto questo, anche il bone della catena è figlio e si muove insieme al suo genitore. Se lo ruoto di 90 gradi all'incirca va a finire quassù e quindi qui sarà il buco dove la catena arriva, diciamo. Quello che devo fare è cercare di fare in modo che il punto iniziale della catena, e io so che la mia catena è governata da una curva che contiene diversi punti, cancello questo punto che avevo creato per prova e faccio dissolvi così. Adesso sono rimasti solo tre di questi punti. Questo sarà fisso, si troverà quassù, diciamo, dove dovrò fare eventualmente il buco nel quale la catena passa. Questo magari si trova dall'altra parte del ponte. Più piccolo il segmento, più sarà forte la curvatura. Quindi questi due punti sono qua. Questo punto dovrà trovarsi qua giù, lo ruoto, dovrà trovarsi all'altezza di questo bone. Quello che mi interessa sarà di cercare di riuscire a muoverlo anche. Se vado in pose mode, questo ruota, ma ovviamente la catena non ruota. Posizioniamo un po' meglio questo elemento della catena. In teoria dovrei realizzare anche un altro anellino che se ne sta fermo. Comunque, adesso posiziono per bene questa catena, cursor to selected, qui dove si trova questo punto. Adesso quello che mi serve fare è riuscire a fare in modo che questo vertice venga mosso dal bone dell'armatura. C'è un modo per farlo attraverso un hook. Vado in edit mode nel mio rig e faccio in modo che anche questo bone vada a finire selection to cursor esattamente nello stesso punto dove sto cercando di governare l'elemento del vertice. In questo modo non c'è proprio nessuna differenza. Allora, per poterlo fare, vado in pose mode nell'armatura e seleziono questo bone. Blender si ricorda in qualche modo questa selezione. Quindi se adesso torno in Object Mode, anche se non vedo la selezione, ma la selezione è rimasta. Ora con l'armatura selezionata vado anche a selezionare la curva e come vedete la curva diventa attiva, mentre l'armatura è comunque selezionata ma non attiva. Quindi andando adesso in Edit Mode, entro in Edit sull'oggetto attivo. Quindi sulla curva. L'armatura però vedete che è ancora selezionata. Quindi seleziono questo vertice. Esiste un'opzione che si chiama hook, potete vederla da qui, control points, hooks ed è control H come vedete, e c'è hook to new object, hook to selected object, hook to selected object bone. Se io premo questo, è stato fatto look al bone attivo dell'armatura in questione. Adesso in pose mode succede che quando sposto questo bone si sposta anche il vertice e siccome questo bone è figlio di quest'altro, ruotando questo ruota anche il vertice in questione e quindi sono riuscito a costruire
il rig del ponte levatoio. Quello che sta succedendo adesso è semplicemente il singolo vertice della curva che si muove. Gli altri vertici della curva sono fissi, ma potrei utilizzare la stessa tecnica per creare dei bone anche per gli altri vertici della curva se mi servisse. Avendo utilizzato l'inizio della curva e non la fine, ho anche questo effetto nel quale vedo proprio la catena che si allunga verso la fine. Gli anelli laggiù ovviamente scompaiono in questo momento e non è particolarmente realistico, però il risultato invece da questo lato è realistico. Per risolvere il problema dall'altro lato potrei creare un oggetto qua sul quale la catena si arrotola e andare a nascondere il momento dove gli anelli scompaiono. Posso prendere questo punto, lo porto qui, lo scalo e ruoto un pochetto. Adesso estrudo, lo porto qua giù, ruoto, anzi lo posso portare già direttamente dall'altra parte e con un po' di accortezza si riesce abbastanza a creare con, perché così ho meno punti. Se faccio qualcosa del genere, posso semplicemente andare a nascondere, creando appunto una forma anche più particolare qui nella quale vado a nascondere quella parte là dietro, potrei anche ovviamente proseguire arrotolando l'oggetto. Adesso è un po' più nascosto e quindi quando ruoto si nota un po' meno semplicemente perché sono andato a nasconderlo lì dietro. Basta immaginare una struttura adesso che vada a nascondere quell'elemento lì. Tra l'altro, questo cilindro adesso è fermo, però sarebbe molto facile costruire anche il modo di farlo ruotare. In questo momento non ci accorgeremo di niente perché è un cilindro, quindi aggiungo un elemento che possa visualizzare meglio il fatto che il cilindro ruota. Ho aggiunto questo elemento solo per poter vedere qualcosa che ruota. Devo aggiungere un bone anche per quell'elemento. Aggiungo un altro bone e me l'ha creato già qua al centro dell'oggetto. Ora, pose mode, devo semplicemente associarlo all'organo vero e proprio che si chiama ancora cilindro. Selezionare quello, selezionare il bone, Ctrl P, bone. Ora questo bone controlla l'organo, mi assicuro anche qui di capire qual è l'unica rotazione che mi va bene, perché ovviamente non mi interessa ruotarlo in altre direzioni. Si tratta sempre di quella sull'asse X, blocco tutto il resto, in questo modo sono sicuro che ruota sull'asse X e posso fare in modo che quando questo ruota, ruoti anche questo attraverso un driver. Prendo la rotazione qui e faccio tasto destro, copy as new driver. Vengo qui e faccio paste driver e adesso la rotazione di questo crea anche la rotazione dell'altro. Se è troppo lenta, come sembra essere, devo solo andare a modificare il mio driver, quindi edit driver e in questo caso invece di valore scelgo scripted expression e lo divido per un certo numero, proviamo diviso 5, vediamo se funziona. No, no, devo accelerare evidentemente, non, quindi invece che diviso 2 facciamo per 2. Ecco, adesso funziona già meglio. Devo solo andare a trovare eventualmente, insomma, il numero migliore. Però, ecco, adesso posso vedere questa rotazione. Il meccanismo è questo, non solo creare una curva, ma anche riuscire ad animarla, perché ovviamente un rig può essere tranquillamente animato. E in questo caso l'unico bone che devo muovere è questo. È tutto molto molto semplice. Gli altri bone posso anche fare in modo che non li veda. Selezionarli, premo M e li sposto su un altro layer, per esempio sul secondo layer. Adesso mi rimane solo questo da poter cliccare. Se volessi andare a rivederli, sono qui nei layer, basta premere il layer in questione. Qui vedo solo loro due, qui vedo solo questo qui. In questo modo è tutto più semplice, insomma. E eventualmente posso cambiare forma, in questo caso magari stick,
è un po' più facile, mi dà meno fastidio sulla scena. Adesso ho ottenuto quello che volevo. Questo è un esempio appena appena più completo, nel quale ho usato una custom shape per il bone che ruota, in maniera che sia anche un po' più carino da vedere. E appunto, come dicevo, ho completato con un occhiello alla fine del ponte. E in questo caso ho arrotolato di più, quindi ho continuato la curva facendola arrotolare un paio di volte in modo che sembri ancora più nascosto il punto finale. E questi sono appunto i bone che spostano altri punti della curva nel caso sia necessario. Questi sono gli altri punti della curva, anch'essi associati a dei bone, e allo stesso modo c'è il punto anche quassù per poter spostare la parte superiore. Sono le stesse cose un po' migliorate. Per esempio, anche la rotazione di questo bone l'ho bloccata con dei constraint che gli impediscono di andare oltre una certa altezza e oltre un certo punto più basso. Insomma, piccoli dettagli che eventualmente si possono aggiungere, e certo, ovviamente si può fare una scena molto più carina. Qua è solo un esempio, farvi vedere il rig. È chiaro che metterci i materiali, costruire un bel ponte esteticamente, eccetera, però insomma, quello che volevo farvi vedere era il meccanismo. Spero che siano state informazioni utili. Grazie e alla prossima.